Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Applico alla vita i puntini di sospensione, che nell'incosciente non c'è negazione. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto, si è visto. Ecco, il signore che ha scritto questa canzone è per me molto bella e di cui non vi farò il nome, così potete andare a cercarvelo come Giovani Marmotte nel web, applica alla vita i puntini di sospensione, mentre noi in ceramica le sospensioni le applichiamo lungo la linea di smalteria, ovviamente, e per mezzo di sistemi di volta in volta sempre diversi in base alle esigenze e alla struttura delle linee di produzione. Ovviamente, per usare un gioco di parole, sarebbe bello applicare le sospensioni applicando ad esse i puntini di sospensione, ma purtroppo in ceramica nulla può essere lasciato in sospeso, nulla può essere lasciato al caso, soprattutto le sospensioni. Anzi, è bene essere molto attenti e calibrati in ogni azione o fase del processo produttivo. Quindi, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo, evidentemente, di sospensioni. Faremo un breve e rapido excursus su due delle principali sospensioni ceramiche, e cioè le sospensioni di smalto e di graniglia, provando a metterle in parallelo e vedere da più vicino le loro similitudini e differenze. Questo poi ci porterà a fare alcune considerazioni sugli additivi che vengono utilizzati al loro interno, evidenziando come a loro volta dovranno essere caratterizzati da differenti proprietà in base alla loro destinazione. Ma non voglio spoilerare, per cui direi di cominciare. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili, la chimica in ceramica. Partiamo dalla base, come se fosse la prima volta che in vita nostra veniamo a conoscenza del fatto che nel mondo esistono le sospensioni. Chi segue questo podcast ovviamente non ne avrebbe bisogno perché sa benissimo di cosa stiamo parlando, ma noi vogliamo essere, o quantomeno tentiamo di essere, inclusivi, e quindi partiamo dalla composizione delle sospensioni. Le sospensioni, siano esse di graniglia o di smalto, sono composte da una parte liquida, solitamente composta da acqua e uno o più additivi rheologici, e una componente solida dispersa al suo interno. Una descrizione questa a dir poco essenziale, ma è vista da un campo largo certamente corretta. Una descrizione che potrebbe anche far pensare ad una sostanziale uguaglianza tra le due tipologie di sospensione. Però, se si scende maggiormente in profondità e si analizzano da più vicino le caratteristiche di queste due categorie, ci si rende immediatamente conto delle loro differenze, che sul piano della componente solida in particolare possono essere davvero sostanziali, diciamo importanti. E partiamo quindi dalle sospensioni di graniglia, dicendo che la graniglia è un materiale vetroso la cui composizione è per certi versi più pregiata, tra virgolette, rispetto ad uno smalto tradizionale. E su questo potremmo dire che non ci piove. Solitamente è applicata come ultimo o penultimo strato durante la produzione del manufatto ceramico, cioè della piastrella. E dopo cottura risulterà essere quindi il materiale esposto all'ambiente quando questo verrà messo in uso. La parte superiore della piastrella, per intenderci. Per questo motivo, oltre a rispondere a precise esigenze di natura estetica, la piastrella finita deve anche soddisfare determinati valori di resistenza meccanica agli agenti sporcanti e agli agenti chimici, di cui la graniglia in qualche modo dovrà rispondere. Questo però vale chiaramente anche per lo smalto, che per quanto sia contraddistinto da una qualità diversa, deve conferire alla superficie ceramica finita le medesime o quantomeno simili proprietà chimiche e meccaniche. La parte solida delle sospensioni di graniglia è in molti casi composta da un'altissima percentuale di fritte, mentre la componente solida delle sospensioni di smalto varia a seconda delle applicazioni
e contiene sempre una determinata percentuale di materie prime. Parliamo proprio delle materie prime che costituiscono la base degli impasti ceramici, per intenderci, cioè le argille, i feldspati, eccetera. Una percentuale che varia in base ai risultati estetici che si desidera ottenere e al tipo di applicazione appunto utilizzata. Mi sono ripetuto, ma ci siamo intesi. Quindi, riassumendo in modo un po' talebano, sospensione di graniglia uguale materiale vetroso con alta percentuale di fritte e bassa o nessuna presenza di materie prime. Sospensione di smalto, miscela di fritte la cui percentuale è variabile in base al tipo di applicazione e materie prime che a volte possono raggiungere anche percentuali molto alte che sfiorano il 90% del solido in sospensione, anzi in dispersione. Bene, prima di proseguire però penso sia giusto fare una brevissima digressione perché vedo già dei punti interrogativi uscire da qualcuna delle vostre fronti. Che cos'è una fritta e come la si ottiene? Chiaramente questo non è il nostro campo e sicuramente i calorifici sono i massimi esperti, molto più di noi sul tema, ma visto che stiamo parlando di sospensioni, mi pare giusto offrire un paio di pennellate per darvi un quadro un po' più completo. Le fritte sono materiali largamente utilizzati nella produzione di piastrelle e fin qui nulla di nuovo. Possono essere definite come vetri artificiali caratterizzati dall'avere composizioni chimiche ben definite, che dopo fusione subiscono un processo di quenching, si dice in inglese, cioè un rapidissimo raffreddamento, a cui segue una successiva macinazione. Riepilogo, la loro produzione avviene mediante la fusione di una miscela in polvere di materie prime all'interno di forni fusori, che possono raggiungere temperature che vanno oltre i 1400 gradi centigradi e che sono quindi ben più elevate dei 1180-1280 gradi che di norma si sviluppano all'interno dei normali forni a tunnel. La miscela fusa viene poi sottoposta appunto ad un brusco raffreddamento, il quenching di cui sopra, con l'ausilio di acqua. Questa operazione contribuisce alla produzione di scaglie vitree dello spessore di circa un millimetro. La fritta ridotta in scaglie viene poi macinata in appositi mulini a secco per ottenere una polvere molto fine, oppure dispersa in una sospensione acquosa per ottenere smalto allo stato liquido, appunto. Chiaramente la formulazione della fritta influenza e definisce le caratteristiche fisiche, chimiche e reologiche della sospensione di smalto o di graniglia. Esistono infatti fritte dalle più svariate composizioni e vengono così largamente impiegate perché producono innumerevoli vantaggi rispetto all'utilizzo delle sole materie prime. Tra i più importanti si può parlare di migliore fusibilità in cottura, di maggiore riproducibilità del comportamento tra una produzione e l'altra e anche una limitata emissione di gas durante la fase di cottura e quindi migliore qualità del vetro. Comunque sia, si tratta di caratteristiche che consentono di ottenere superfici con proprietà tecniche ed estetiche superiori, perché consentono di sviluppare formulazioni impossibili da ottenere con il solo utilizzo di materie prime. Bene. Abbiamo visto quindi la diversa composizione delle nostre due tipologie di sospensione con un piccolo focus sulle fritte. Per cui possiamo passare ora al secondo parallelismo, prendendo in esame la granulometria. La granulometria ovviamente della componente solida. Perché a tutti gli effetti le sospensioni di graniglia e le sospensioni di smalto possono differire non solo per la quantità di fritte contenute al loro interno, ma anche per la granulometria del particolato che le compone. Per quanto gli elementi inorganici contenuti nelle due diverse sospensioni siano simili, benché ovviamente in proporzioni diverse, in linea generale è possibile affermare che le sospensioni di graniglia sono caratterizzate da un particolato solido di maggiore dimensione. Ripeto, sospensione di graniglia uguale particolato più grande. Un dettaglio che, anche in questo caso, può contribuire a migliorare la performance sul piano tecnico-estetico.
Una volta fuso, il vetro ceramico derivante da una sospensione di graniglia risulta infatti a tutti gli effetti più trasparente e con meno imperfezioni. Perché? Perché di norma la graniglia vetrosa è caratterizzata da una migliore fusibilità durante la cottura rispetto allo smalto. E a questo occorre anche aggiungere che proprio grazie al processo di frittaggio, in seguito al quale, come abbiamo visto, si è già sviluppato e messo in atto un processo di vetrificazione, si avrà anche un minor rilascio di gas da parte della graniglia durante la fase di cottura. E quindi la maggiore fusibilità, congiuntamente al minore rilascio di gas, consentiranno di ottenere un vetro qualitativamente migliore rispetto ad uno smalto, nonostante la granulometria della graniglia appunto sia maggiore. E lo smalto invece? La componente solida delle sospensioni di smalto invece, oltre ad essere caratterizzata da una certa quantità di materie prime, e dunque in qualche modo da una minore percentuale di materiale pregiato, è di solito anche maggiormente macinata e dunque caratterizzata da granulometrie inferiori. Questo significa che le sospensioni di smalto, oltre ad essere spesso più economiche grazie alla presenza di materie prime meno costose, saranno anche in grado di promuovere performance contraddistinte da caratteristiche tecniche differenti e talvolta lievemente inferiori. Questo, attenzione bene, non significa parlare di prestazioni scarse o inadeguate, assolutamente. Ma è certo che le due tipologie di sospensione, oltre a alle similitudini che abbiamo evidenziato, mettono in evidenza anche un certo numero di differenze. A questo dobbiamo poi anche aggiungere un dettaglio abbastanza importante che giustifica in qualche modo la scelta di utilizzare due così diverse granulometrie. La minore dimensione delle particelle di smalto è funzionale ad agevolare il processo di sinterizzazione e vetrificazione che prende parte e ovviamente si sviluppa all'interno dei forni. Infatti, minore è la dimensione delle particelle di smalto e maggiore sarà la sua reattività in cottura. E a questo proposito è bene tenere presente che durante la cottura le particelle di smalto prendono parte a trasformazioni fisiche e reazioni chimiche che sviluppano anche un certo quantitativo di gas, lo abbiamo visto prima, che con diverse modalità può impattare negativamente sul risultato finale. A questo poi aggiungiamo che a causa dei tempi di cottura piuttosto veloci, dovuti in larga misura, come sappiamo, a fattori di produttività, il processo di fusione e vetrificazione dei componenti dello smalto può a volte risultare incompleto, cioè può non avere a volte il tempo necessario per portare a termine il processo di vetrificazione e questo vi lascio immaginare quanto sia poco auspicabile da parte dei produttori. Penso non ci sia bisogno nemmeno di spiegarlo. La fritta invece, o meglio la granulometria della fritta, in virtù del fatto che ha già subito un processo di pre-vetrificazione, potremmo dire, può invece raggiungere maggiori dimensioni e conseguentemente promuovere risultati eccellenti, spesso superiori a quelli che si ottengono con una sospensione di smalto. Batto sempre su questo chiodo, ma non ce l'ho con gli smalti, giuro. In sostanza, nelle sospensioni di graniglia il vetro è già formato, mentre nelle sospensioni di smalto il processo di vetrificazione prende parte in tutto e per tutto in fase di cottura. Ed è questa la ragione principale per la quale all'interno della sospensione di smalto è importante la presenza di materie prime e fritte che agevolino lo sviluppo del vetro ceramico. Ed ecco svelato un altro aspetto che riporta al primo punto che abbiamo indagato, e cioè alla diversa composizione delle due categorie di sospensioni. Ciò detto, visto che abbiamo chiamato in causa le materie prime, queste costituiscono il terzo punto del nostro elenco delle similitudini e differenze. Su questo tema ci limitiamo a dire che anche le materie prime possono differire in base al tipo di sospensione che si decide di utilizzare e pur rimanendo nell'ambito di un discorso generale è anche possibile affermare che all'interno delle sospensioni di graniglia si tende a ridurre o quantomeno limitare il contenuto di alcune tipologie di argille che possono compromettere sotto diversi profili il risultato finale dopo cottura. Che potrebbe, e lo dico solo ed esclusivamente a titolo di esempio e non come assoluto,
compromettere la trasparenza del materiale o, ad esempio, portare a viraggi di tono. Ma al di là delle varie componenti, quali sono le differenze sotto il profilo fisico tra le due categorie di sospensione? Senza entrare in scenari troppo dettagliati, ci limitiamo a dire che ad una massa più grande corrisponde una forza peso più grande, aperta parentesi, sospensione di graniglia, chiusa parentesi, mentre ad una massa più piccola corrisponde una forza peso più piccola, aperta parentesi, sospensione di smalto, chiusa parentesi. Che cosa ho detto? Che cosa significa? Significa che le componenti solide delle sospensioni risentono di una diversa forza peso in funzione della loro diversa massa. Nel nostro caso specifico parliamo di una forza di attrazione verso il fondo, che potremmo anche per certi versi chiamare con azzardo forza di gravità. Questa affermazione ci dice che le particelle più grandi, cioè la graniglia, sono soggette ad una maggiore forza di attrazione che le trascina verso il basso, denotando una tendenza a sedimentare in più breve tempo rispetto alle particelle più piccole, e cioè lo smalto. Lo vedremo più tardi, ma prima il quinto e ultimo paragone, che ha a che fare con la preparazione delle sospensioni. I processi annessi alla preparazione di sospensioni di smalto e di graniglia sono sostanzialmente piuttosto differenti, è chiaro. Per quanto riguarda le sospensioni di smalto, le materie prime, l'acqua e gli additivi reologici vengono solitamente caricati in un molino, dando inizio ad un processo di macinazione che, oltre a promuovere una perfetta miscelazione tra i vari componenti della miscela, consente anche di ridurre la dimensione delle particelle che compongono la sospensione fino al grado desiderato. Per quanto riguarda invece la preparazione delle sospensioni di graniglia, il processo è sotto certi aspetti più semplice e veloce, perché la graniglia di fatto viene solamente, e dico solamente tra 12.000 virgolette, perché qualcuno di voi che lavora in un colorificio potrebbe aspettarmi sotto casa, la graniglia, dicevo, viene solamente dispersa in acqua con l'ausilio di specifici additivi reologici, risparmiando tempo ed energia rispetto al processo che coinvolge gli smalti. Dove vogliamo arrivare? Vediamo un po'. Una volta individuate le principali dissimiglianze, diventa chiaro come le due categorie di sospensioni richiedano additivi con proprietà differenti, che siano in grado di gestire i vari e diversi scenari. In primo luogo, l'aspetto più lampante riguarda chiaramente le proprietà sospensivanti degli additivi, che vengono chiamati in causa dalle diverse masse o granulometrie. Senza voler fare un'equazione troppo grossolana, possiamo dire che le proprietà dell'additivo devono essere calibrate in funzione dei parametri della sospensione, e tra questi, ovviamente, la granulometria ricopre un ruolo di non poco conto. A ciò si aggiunga anche un altro aspetto di cui ancora non abbiamo parlato. Più le particelle sono piccole e maggiore sarà la loro superficie di interazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ad una granulometria minore corrisponde una maggiore area superficiale, e più elevata è l'area superficiale, più elevata sarà la probabilità che si sviluppi una interazione, che sia attrattiva o repulsiva, tra una particella e l'altra, il che non è sempre un bene. In base al tipo di interazione, quando ovviamente non è desiderata, voluta o ricercata, possono svilupparsi diversi ordini di problemi. Quindi, in base al tipo di interazione tra le particelle, si può assistere a diversi scenari. Anche in questo caso voglio fare un esempio tra i tanti, solo per farvi capire. Un'interazione attrattiva, che spesso si sviluppa in presenza di cationi bivalenti o trivalenti, può ad esempio dare origine a fenomeni di separazione e flocculazione. Che cosa succede? Succede che le particelle, entrando in contatto in modo improprio, tendono ad agglomerarsi, separandosi dal solvente e andando ad aumentare la velocità di sedimentazione. Per evitare che questo accada, l'uso di additivi defloculanti capaci di innescare uno dei tre principali meccanismi della defloculazione o disagglomerazione è certamente il più immediato ed efficace. E su questo tema vi invito ad ascoltare l'episodio numero 23, che tratta specificatamente dei principi di defloculazione. Viceversa,
una interazione di natura eccessivamente repulsiva potrebbe in taluni casi condurre a gelificazioni improvvise che andrebbero a compromettere ovviamente le condizioni del semilavorato. Di fatto, la migliore condizione la si ottiene nel momento in cui si è in presenza della giusta forza repulsiva, capace di mantenere le particelle ad una adeguata distanza, generando un equilibrio utile e necessario al corretto svolgimento del processo. Comunque sia, per gestire correttamente questi fenomeni e restituire quindi alla sospensione la giusta stabilità, occorre tenere presente i diversi scenari e le componenti così eterogenee delle sospensioni di smalto e graniglia, ricorrendo non solo a diverse famiglie di additivi, ma anche ad additivi della stessa categoria caratterizzati però da proprietà che si sposino con la sospensione specifica con la quale si ha a che fare. In estrema sintesi, a diversa sospensione, un diverso additivo. Sembrerà banale, ma è bene non dimenticare mai uno dei nostri mantra, infatti, e cioè che una risposta universale in ceramica purtroppo non esiste. E dopo questo rassicurante assioma veniamo proprio a loro, agli additivi. Primi fra tutti i leganti, che sono sostanzialmente sempre presenti all'interno della sospensione e che hanno il compito di favorire l'omogeneità della miscela sia in fase applicativa che dopo applicazione, assicurando anche coesione alla parte solida applicata sul supporto, una volta che la componente liquida è evaporata o drenata negli strati inferiori del corpo ceramico. E vorrei aggiungere anche un dettaglio di natura linguistica. Lontano dai giochini a volte sciocchi che mi diverto a proporvi nelle mie introduzioni, è però in questo caso davvero importante evidenziare che la parola legante, normalmente usata in ceramica, potrebbe far pensare solo ed esclusivamente ad un effetto collante. In verità, l'azione degli additivi che vengono definiti leganti in ceramica è per certi versi molto più trasversale e meno rigida, nel senso che non ha solo a che vedere con l'azione di collante, ma anzi ha spesso a che fare e passa attraverso parole come omogeneità, coesione, sedimentazione. E stando a quanto abbiamo detto sinora, non sarà in ogni caso difficile capire come un legante destinato ad una sospensione di smalto debba essere caratterizzato da proprietà reologiche ben diverse rispetto a quelle che contraddistinguono un additivo legante da addizionare ad una sospensione di graniglia. Pur agendo infatti entrambi sul piano della coesione, le proprietà reologiche che si devono impartire alle diverse sospensioni possono essere molto differenti. In sostanza, per ottenere ipoteticamente, diciamo, lo stesso comportamento reologico che consenta una corretta applicazione, gli additivi devono essere connotati da proprietà diverse a causa della loro differente interazione con la componente solida. Riassunto 1. Graniglia. Particelle grandi, pesanti, poca area superficiale e poche interazioni tra particelle. Questo significa... 2. Contrastare la sedimentazione che sarà elevata. Favorire l'omogeneità della sospensione in tutte le fasi di applicazione ad umido. Consentire un buon livellamento ed ottenere coesione dopo asciugamento. Riassunto 2. Smalto. Particelle più fini e presenza di materie prime. Questo significa 2. Le proprietà sospensivanti potranno essere meno marcate e sarà necessario contrastare in modo deciso gli effetti di interazione date dall'elevato numero di particelle fini presenti in sospensione. Anche in questo caso è necessario favorire un buon livellamento ed ottenere coesione dopo asciugamento. Molto bene. In generale, come abbiamo visto, un additivo legante lavora su diversi fronti, diversamente da quanto la parola che si utilizza quotidianamente per definirlo potrebbe far supporre. L'abbiamo visto, no? Può fungere ad esempio sia da collante che da sospensivante. Alcuni di loro mostrano un'azione più marcata in una direzione piuttosto che in un'altra, spesso influenzando ed agendo anche sui valori di viscosità interna del sistema. I leganti infatti contribuiscono a rendere maggiormente viscosa la parte liquida del sistema e, in funzione di tale azione viscosizzante,
sono in grado di contrastare i fenomeni di sedimentazione che potrebbero svilupparsi nel corso del tempo. E sul piano fisico, infatti, l'aumento dei valori di viscosità contrasta maggiormente l'effetto della forza di gravità, o meglio ancora, contribuisce a rallentare il tempo di sedimentazione. Di fatto, il processo di sedimentazione di queste sospensioni, se si considerasse un tempo ipoteticamente infinito, è chiaramente inevitabile e non è semplice da contrastare. Si può però lavorare limitando la probabilità che questo processo prenda piede in fase di lavoro lungo le linee produttive. Quindi, posto che le sospensioni sono contraddistinte da valori e caratteristiche differenti, i leganti e i sospensivanti, e più in generale gli additivi da utilizzare, dovranno necessariamente adeguarsi e tenere in considerazione tali discrepanze. Come noto, infatti, le variabili in gioco sono numerosissime e sempre in una relazione di reciproco equilibrio. Pertanto la lista delle proprietà potrebbe essere davvero corposa e per certi versi anche approssimativa. E con lo stesso grado di approssimazione è tuttavia possibile concentrarsi su alcuni aspetti specifici che non di meno consentono di restituire un quadro generale sul tema. La più importante differenza tra leganti per graniglie e leganti per smalti, sembrerà una banalità ma vi assicuro che non lo è legata alla loro azione sospensivante e azione che può contribuire a ridurre i fenomeni di sedimentazione. Una differenza che sul profilo reologico è molto importante. Sulla base delle dimensioni del particolato è chiaro che una sospensione di smalto è già di per sé predisposta a sedimentare meno velocemente, per cui l'azione del sospensivante deve essere presente ma non sempre così spiccata. Questo principio, solo apparentemente semplice, porta con sé anche una differenza molto importante che va tenuta ben presente all'interno dei nostri laboratori, e cioè che la natura chimica delle sostanze che vengono coinvolte all'interno dei diversi sistemi deve essere sempre ben calibrata e studiata in base alla sospensione alla quale tali sostanze verranno applicate. E con quest'ultimo focus sui sospensivanti possiamo dire di essere giunti al capolinea della tappa di oggi. Una tappa importante perché, dovete sapere, è la 40ª. Ne abbiamo fatta di strada, in effetti. E dunque non mi resta che ricordarvi che tutte le tappe, e dunque gli episodi precedenti, sono disponibili sia sulle principali piattaforme che sulla nostra app, che, come vi ho già detto allo sfinimento, è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play. Vi spoilerò in questo caso che a breve rilasceremo il primo di alcuni strumenti di calcolo nella sezione strumenti della app che potrebbero essere utili o quantomeno interessanti per tutti gli operatori che si trovano lungo la linea di smalteria. Ma non aggiungo altro e vi lascio esplorare. Quindi, anche io ho deciso di perdermi nel mondo anche se sprofondo e anche io do un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto si è visto. A presto.